Elisabetta Gonzaga, raffigurata in questo ritratto straordinario che è un sunto dell'arte di Raffaello prima del suo arrivo a Firenze, del suo incontro con l'arte di Leonardo da Vinci. Soprattutto Elisabetta Gonzaga era la duchessa di Urbino, la città di nascita e della gioventù di Raffaello. Era di Mantova e era nota come una delle donne più colte, più raffinate alle corti europee del Rinascimento. Infatti era amicissima con la cognata Isabella d'Este e proprio Elisabetta Gonzaga ha un ruolo importante nel Cortigiano di Baldassare Castiglione, anche se questo testo fu scritto dopo la sua morte. Ovviamente, genealogicamente, Elisabetta Gonzaga era per tre quarti tedesca, perché sua mamma era una principessa bavarese e sua nonna era quella famosa e importante Barbara di Brandeburgo, che era nei committenti più importanti alla corte di Mantova. Anche Elisabetta tornava spesso da Urbino a Mantova e quindi unisce il centro e il nord dell'Italia. Raffaello, il ritratto di Elisabetta Gonzaga, alle Gallerie degli Uffizi a Firenze.